Le isole ecologiche sono un elemento fondamentale per la città perché consente a tutti i cittadini di portare quelli che sono i materiali che noi non raccogliamo per strada con i porta a porta, quindi ingombranti, laste di vetro, vernici. È stata inaugurata questa mattina in via Giovanni Antonio Campano a Marianella la nuova isola ecologica sia per il conferimento dei rifiuti. È il 10° centro di raccolta aperto in città e l'unico ad ospitare su un'area di circa 3.000 metri quadrati anche un parco tematico sulle energie rinnovabili intitolato alla memoria dell'ambientalista Antonio D'Acunto, con giochi per bambini e un'aula multimediale a disposizione delle scuole. Caratteristica di quest'isola ecologica è che è alimentata da energia solare e in più per la prima volta, questa era una zona completamente abbandonata, piena di rovi, era uno spazio inculto, lo abbiamo rigenerato, lo abbiamo trasformato in una isola ecologica completa e a fianco vi è un parco dove nascerà, è già attivo, è pronto, lo inauguriamo stamattina, il primo centro di educazione ambientale che esplora la risorsa rifiuti, la correttezza della raccolta differenziata e l'energia rinnovabile. In più c'è uno spazio dedicato proprio ai bambini, quindi un'area verde in più che diamo, realizzata vicino all'isola ecologica. È la prima volta che si fa in città, credo in Italia, ed è fondamentale perché c'è un'aula didattica con proiezione video dove è possibile fare delle attività importanti per descrivere la correttezza di come si effettua la raccolta differenziata. La nuova isola ecologica, aperta nell'ottava municipalità, accoglie anche un'innovativa struttura automatica per il conferimento degli oli usati e sarà aperta tutti i giorni, compresa la domenica. Noi andremo avanti ancora con l'isola ecologica andando a coprire tutti quanti i territori, quindi facendo in modo che ogni cittadino possa avere nelle sue vicinanze un centro di raccolta. Stiamo lavorando non solo a un altro centro di raccolta, ma stiamo lavorando anche per la zona del centro storico, per delle aree attrezzate per consentire anche lì, anche in aree con spazi così stretti, delle aree dove poter portare appunto anche questi materiali. Venite tutti a utilizzare l'isola ecologica e a visitare questo parco, la 10ª isola ecologica, ma come ricordavi non è solo isola ecologica, è un parco intestato a un grande uomo, un grande ambientalista della nostra città, Antonio D'Acunto, tutto a energia solare, con paleolica, poi ci saranno tante cose in più che i nostri bambini e i nostri ragazzi aggiungeranno. Ma come avete potuto notare è davvero un investimento importante. Un ringraziamento speciale va da SIA, un grande lavoro dell'amministrazione comunale. Questo è il segnale di una città che, nonostante la crisi finanziaria che morde, i vincoli normativi che ci bloccano, non smette di investire e di guardare avanti. E voglio aggiungere la potenza del messaggio in questo territorio. Chiaiano, prima che arrivassimo noi a governare questa città, era stata devastata da discariche e da inquinamento. Non solo si è interrotto quel processo criminale e devastante, ma si è invertita completamente la rotta, perché qua c'è un'attività di riqualificazione assai importante del territorio. Domani l'isola ecologica è operativa, si può venire qua anche la domenica, anche i terzi con una delega, quindi è possibile conferire qualsiasi cosa, non lo possiamo più abbandonare per strada.